Social. Buonasera e bentrovati, popolo della notte, siamo sempre qui, il programma è sempre lo stesso, Live Social in onda sulle frequenze di Radio Dolomiti. Qua è la vostra Alessia che vi dà modo di ascoltare storie, passioni e attività dei nostri ospiti e tenervi compagnia durante queste lunghe notti. Salutiamo il nostro ospite, ciao Vincenzo. Ciao Alessia. Che, pensate, è il titolare di Z-Art. Allora Vincenzo, iniziamo, entriamo un po' nel vivo della nostra intervista e della nostra conversazione. Certo. E ti chiedo di parlarci un pochino della storia dell'attività stessa. Beh, fondamentalmente la Z-Art è stata più che altro una rinascita. Ecco, ho deciso di ripartire con quello che fondamentalmente ho sempre fatto e dedicandomi decisamente di più su quelle che sono tutte le varie tecniche per poter dare nuovi servizi, e nuove idee e nuove realizzazioni ai clienti. E niente, fondamentalmente realizziamo strutture artistiche in cartongesso, sì. Le decoriamo con prodotti particolari di qualsiasi genere e di qualsiasi tipo, e tutti improntati e tutti improntati a soddisfare e catturare al meglio quelle che sono le idee dei nostri clienti. Ok. Ti volevo chiedere una cosa, Vincenzo. È un lavoro che prevede tanto aggiornamento e formazione per quanto riguarda le nuove tecniche, piuttosto che? Certamente sì, difatti siamo in continuo aggiornamento, anche grazie ai nostri fornitori che ci offrono sempre dei corsi sia applicativi che informativi. Noi continuiamo ad aggiornarci, perché giustamente è un mercato che continua a crescere, in continua evoluzione, e noi dobbiamo stare al passo per poter offrire il meglio ai nostri clienti, insomma. Benissimo Vincenzo, quindi all'interno del tuo lavoro diciamo che c'è una totale personalizzazione, no? Certamente sì. Benissimo. E hai parlato un pochino dei servizi, quindi ti occupi appunto di cartongessi, decorativi, pitture, strutture particolari. Certo. Ok. Questo per tutta la casa o determinate stanze? Cosa fai di solito? Fondamentalmente noi copriamo a 360 gradi quelli che sono tutti i vari ambienti, dallo showroom di un negozio, piuttosto che un bagno, piuttosto che una casa, qualsiasi genere di ambienti, attività commerciale. Riusciamo a personalizzare tutto in base alle esigenze del cliente. Okay. Anche... E niente, insomma. Questo. Anche le cose un po' più particolari. Certo, soprattutto quelle. Soprattutto, più sono quelli che danno più stimolo. Certo, più stimolo e più soddisfazione. Come funziona l'iter quando vieni contattato, Vincenzo? Fai un sopralluogo? Sì, è obbligatorio il sopralluogo, certo. Anche perché tramite il sopralluogo si riesce a confrontarsi col cliente, si riesce a capire quelle che sono le sue esigenze. E da lì riuscire a proporgli quelle che sono le nostre idee anche in base ai materiali che noi utilizziamo, mm-hmm. E alla nostra tipologia del lavoro. Da lì stipuliamo e decidiamo quello che è l'iter, il processo del lavoro, sì. E le caratteristiche stesse del lavoro in sé. E da lì partiamo. Si parte. Ti volevo chiedere, Vincenzo, i clienti sanno sempre quello che vogliono o bisogna un po' indirizzarli? La stragrande maggioranza delle volte bisogna indirizzarli, okay. A meno che non hai a che fare con architetti, ingegneri, certo. Che loro giustamente essendo del mestiere sanno quello che vogliono. Il cliente cerchi sempre di indirizzarlo, cerchi sempre di consigliarlo al meglio, come dicevo prima, in base a quelle che sono le sue esigenze, okay. Le sue caratteristiche, in base all'ambiente dove vuole intervenire. Mi viene in mente che magari potrebbe arrivare un cliente e dirti vorrei un ambiente moderno. Certo. E tu da lì cerchi di fare un progetto e certo. Spiegargli cosa si può fare. Certo, noi ultimamente ci stiamo specializzando tanto proprio sul rinnovare gli ambienti, mm-hmm. Quindi andiamo a intervenire su tutte le varie superfici che possono essere soffitto, parete o pavimento, senza dover necessariamente eseguire delle opere murarie, quindi demolizioni, certo. Con tutte le varie concause che ci possono essere. Ti chiedo, Vincenzo, ti faccio una domanda un po' particolare. Ognuno di noi ha quello che si chiama deformazione professionale, no? Quando entri in un ambiente, in un bar, piuttosto che ti viene in mente, inizi a progettare come potrebbe essere, come potrebbe diventare? Beh, certamente sì. E fondamentalmente è quello che
che fa risaltare più che altro la passione certo. che uno ha per il proprio lavoro, quindi la deformazione professionale c'è ci sempre. Deve essere per forza. Benissimo. Vincenzo, ti va di parlarci di un lavoro particolare che hai eseguito? Beh, proprio qui a Trento ho eseguito un lavoro molto particolare in vista da tanti, che è una parete decorativa lì in centro a Trento. È un lavoro che mi ha dato tanta soddisfazione proprio perché i clienti in primis sono stati veramente soddisfatti, e poi è un lavoro che è agli occhi di tutti e risalta tanto. Benissimo. Vincenzo, qual è il target dei clienti? Sono privati, come dicevi, aziende, un po' di tutto, no? Un po' di tutto, come ti ho detto, spazio a 360 gradi, dal privato all'azienda, al commerciale, qualsiasi genere di cliente che ha un ambiente da decorare o soprattutto da personalizzare, noi ci siamo. Ma se io volessi fare ad esempio la parete di casa mia damascata? Damascata? Nera e bianca. C'è. Si può fare tutto. Vincenzo, com'è il rapporto che si è instaurato con i clienti con cui hai lavorato? Beh, con in dubbio, perché io ci passo del tempo in casa mm-hmm. dei clienti, perché giustamente il mio lavoro certo. mi porta a passare del tempo in casa dei clienti, quindi si crea quel rapporto di fiducia in primis e anche confidenziale sotto certi aspetti. E quindi niente, positivo. Si creano bei rapporti positivi, ti fanno conoscere tante persone e da lì parte anche una serie di pubblicità che vuoi certo, essere quella del passaparola, che è importantissima. Ok, progetti per il futuro ne hai? Sì, progetti per il futuro ne ho, insieme ai fornitori, insieme ai collaboratori stiamo cercando di creare una squadra, diciamo, più forte, dove poter soddisfare il cliente e a 360 tutto gradi per sotto tutto. Tutti gli aspetti. Benissimo. Perfetto, Vincenzo, abbiamo detto un po' tutto, abbiamo fatto un po' un ventaglio, no? Beh, direi di sì. Ok. E allora io ricordo ai nostri ascoltatori che abbiamo chiacchierato insieme al nostro Vincenzo Zezza, titolare di Zeta Art. Vincenzo, vuoi salutare qualcuno e lasciare un messaggio? Certo. Vorrei salutare i miei clienti in primis, tutti gli ascoltatori e soprattutto la mia compagna che mi sopporta e mi sostiene sempre. Benissimo. Vincenzo, è stato un piacere averti qua con noi. Grazie mille a voi. Ti aspettiamo quando vorrai tornare a fare due chiacchiere. Senz'altro, volentieri. Alla prossima. Ciao, buona serata. Live Social.